lungo questo giubbottino, anche gonnellino quasi, no? E poi dal cazzeggio ci passa la serietà. Ma sì, raccontati, come sta zia Antonella? Bene, zia Antonella sta bene. Quindi c'era un quarto d'ora che parlavamo di zia Antonella. Poi si è guardato. Poi, sì, però mi sono svegliato e sto andando a comprare il pane. E secondo te sto male? Eh no, perché io direi che è assolutamente sufficiente per far parte, avere la tessera dell'ambito club dei miracolati, caro Edo. Perché ogni giorno è un avvertimento. Ieri mattina se muore colpevoli di andare a scuola per mano di un bastardo o più bastardi infami, uno o più che siano, sembrerebbe che è il caso isolato, ma staremo a vedere, stanno lavorando per vedere. Sempre infame o infami e sempre bastardo e o bastarda. E invece stanotte si muore colpevoli, di notte alle 4 si dorme di solito. E invece sarebbe stata la natura, dice che uno sarebbe stato lì. E invece ci sono dei fenomeni, gente che spaiola del brutto, perché esistono delle fabbriche di polistirolo a ciclo continuo. Mamma mia, oh. Tanto il cappello. Fermiamo 3 minuti. Boom, ciclo continuo. Colpevoli di essere andati a lavorare 4 di notte. E poi un'altra donna poraccia colpevole, che sta in tedesca, che sta in Italia. E un'altra, pace all'anima sua, pluricentenaria, pace all'anima sua, tanta tenerezza. E allora, secondo te sto male, vado a comprare pane, mi sono svegliato, a me me basta, sto coedo, in macchina, stronger del sottofondo, viva la vita, no? Viva. Dai Peugeot, fai la vuelta, andiamo a fare un video.